ZTL è una città divisa e commercianti interrompono la seduta di consiglio chiedendo un passo indietro dell'amministrazione che probabilmente non arriverà mai. Rifiuti, nonostante le rassicurazioni provenienti dal comune, l'emergenza continua. La consigliera Pulvirenti parla di inquinamento ambientale, soprattutto nelle frazioni. Saranno potenziati ad agosto i collegamenti del servizio pubblico con la frazione di Santa Maria La Scala, la decisione presa dalla giunta di Acireale. Bentrovati dalla redazione di Reporter, questi i titoli in primo piano. Tra gli altri, spazio anche alla presunta aggressione di ieri subita da alcuni agenti della Polizia Municipale di Acireale nel semaforo all'incrocio tra la via Lazzaretto e il viale Cristoforo Colombo. Abbiamo sentito il comandante Molino che ha sgonfiato un po' il caso, anche se il problema resta tale. Comune di Acireale a caccia di evasori, nel mirino accertamenti su aree edificabili e valore IMU, e poi parleremo di diverse segnalazioni giunte in redazione da numerosi telespettatori, dallo spazzamento alla raccolta dei rami di alberi potati, dai rischi incendio di sterpaglia a quelli del manto dissestato, pericoloso per i centauri. Ma come sentito dai titoli, partiamo con la ZTL. Continua a tener banco infatti la questione ad Acireale. La città è completamente divisa. I commercianti ieri hanno interrotto la seduta di consiglio comunale chiedendo un passo indietro all'amministrazione comunale, un passo indietro che però probabilmente non arriverà mai. Sentiamo. Una città divisa nel nome della ZTL. Ieri sera infatti il braccio di ferro tra amministrazione e commercianti ha dato vita ad un fuori programma in consiglio comunale, portando alla sospensione dei lavori d'aula per il sit-in tutt'altro che silenzioso messo in atto dai commercianti che, come è noto, chiedono una rimodulazione degli orari della ZTL. Noi siamo favorevoli a una ZTL, però la ZTL deve portare affluenza di persone al centro, deve essere fatta in orari dove le persone la vivono, perché se la ZTL è deserta non capiamo perché si continua ancora a parlare di questi stessi orari. Si è visto ed è sotto gli occhi di tutti che la città è desertificata, quindi questa presa di posizione che non porta a nulla quando c'è da parte dei commercianti la voglia di fare crescere questa città per farla rendere più appetibile e più attrattiva in orari, anche con lo slittamento degli orari, penso che sia una cosa che l'amministrazione debba tenere in conto. Ma la proposta è stata protocollata già tempo fa al sindaco, è quello di posticipare la chiusura della ZTL. Abbiamo più volte fatto incontri formali ed informali con l'amministrazione, dicono che vengono incontro alle nostre proposte, ma non è vero, perché fino ad oggi non è cambiato nulla. Sono già trascorsi 21 giorni dall'attuazione della ZTL e i commercianti sono disperati, ma disperati veramente. Ormai fine mese si avvicina, gli affitti si devono pagare, le tasse si devono pagare e si devono pagare pure i fornitori, non ce la facciamo più. Sì alla ZTL, no alla chiusura delle nostre attività, si leggeva in uno degli striscioni esposti dai manifestanti, che poi hanno sfogato la loro rabbia, episodio certamente deprecabile, ma che testimonia il clima che si respira in città, con cori e insulti all'indirizzo dell'onorevole D'Agostino, che stava cenando in una pizzeria poco distante il palazzo di città, e poi, a seduta conclusa, all'indirizzo del presidente del consiglio comunale Saro Raneri, che rientrava a casa da via Davì, dove aveva posteggiato la propria vettura. Un clima pesante, insomma, che ha finito per sconvolgere i lavori del Consiglio alle prese con l'approvazione del regolamento sui rifiuti. Alla fine sì, approvato, ma solo dai consiglieri di maggioranza e dai consiglieri di minoranza Greco, Calì e Sorace, mentre tutto il gruppo di Forza Italia e i consiglieri d'opposizione Giuseppe Vasta e Bruno Piro sono usciti dall'aula in segno di solidarietà ai commercianti e sostenendo che non c'erano più le condizioni per continuare i lavori. Una città divisa, insomma, un consiglio pure, aspettando provvedimenti dell'amministrazione che probabilmente non arriveranno mai. Ma i commercianti non demordono.
Questo pomeriggio alle 17.30 conferenza stampa all'aperto in piazza Porta Cusmani per spiegare ancora meglio alla città le ragioni del loro malessere. Ora adesso restiamo in tema, sentiamo l'onorevole Nicola D'Agostino, come sentito dal servizio raggiunto ieri sera mentre cenava in un locale in piazza Mazzini da Cori, e insulti, un episodio da stigmatizzare ma che fotografa appieno il clima pesante che si respira in questi giorni in città. Lo sentiamo. Ieri i commercianti hanno continuato nella loro, come dire, legittima protesta nella sala consiliare del comune di Acireale, anche se questa legittima protesta poi scade nella cialtroneria quando ovviamente volano gli insulti nei confronti dei consiglieri comunali, e sono insulti diffamanti. E quindi, se da un lato è giusto, democratico, che una protesta possa e debba materializzarsi nella sede politica del Consiglio Comunale, non è assolutamente accettabile che si arrivi alle forme e ai modi che mi raccontano. Io non ero presente in Consiglio Comunale, piuttosto ero presente in un luogo pubblico assieme ad amici, e un gruppetto di questi sedicenti commercianti sono venuti a urlare, a minacciare, a protestare in un luogo sbagliato, dimostrando semplicemente di essere dei gran maleducati e facchini e di rappresentare il peggio di Acireale, perché ovviamente quella non era il modo giusto, non era la sede giusta, e certamente è stata una, come dire, forma, io capisco, data dal nervosismo e dalla strumentalizzazione di alcuni partiti politici che pensano di fare il masaniello della situazione, ma certamente un comportamento, che dire, incivile è il minimo. Sotto questo profilo credo che adesso con le organizzazioni del commercio acese i rapporti siano definitivamente chiusi, a meno che non ci siano pubbliche scuse da parte delle organizzazioni sindacali che prendano nettamente le distanze da questo modo, ripeto, incivile e maleducato di rappresentare argomentazioni e posizioni che possono essere legittime, ma che rappresentate in questo modo diventano ovviamente assolutamente irricevibili e inascoltabili. Vi leggiamo allora una notizia di cronaca, un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla statale 114 in territorio di Carrabba a Mascali. Un uomo a bordo di una Golf che percorreva la statale in direzione Giarre, nell'effettuare la manovra per immettersi nel classico curvone, ha tirato dritto andando a sbattere contro il muro di un negozio di mobili, sfondandone anche la vetrina. L'uomo fortunatamente non ha riportato alcuna ferita. Sul posto, per i rilievi del sinistro, gli agenti della Polizia Municipale di Mascali, che cercheranno di capire le cause di questo bizzarro incidente. E adesso spazio, come sentito prima, agli agenti della Polizia Municipale di Acireale, protagonisti di momenti di tensione. Ieri al semaforo tra le vie Lazzaretto e Viale Cristoforo Colombo con alcuni giovani migranti. Sentiamo. Problema questuanti, una questione circolare che ciclicamente si ripresenta. È della scorsa settimana, infatti, una segnalazione di una donna aggredita verbalmente da uno dei ragazzi di colore tra i 20 e 30 anni che affollano gli incroci, soprattutto quello tra via Lazzaretto e viale Cristoforo Colombo ad Acireale. Un episodio questo che più volte accade e diverse persone ha coinvolto. L'insistenza dei lavavetri o delle persone che vendono piccoli oggetti di uso quotidiano presenti ai semafori, infatti, diventa spesso fastidiosa e a volte sfocia in veri e propri insulti e momenti di tensione, come quando ieri le forze dell'ordine hanno provato ad identificarli e allontanarli. Non enfatizziamo perché non è stata una vera e propria aggressione, assolutamente. Allora, come da ordine di servizio, più pattuglie sul tardo della mattinata si sono portate al semaforo della Colombo Lazzaretto per fermare, identificare le persone di colore che si trovavano al semaforo. Si era organizzato questo servizio perché abbiamo ricevuto più segnalazioni, soprattutto da donne, e avevamo avuto modo, dicevo, perché siccome erano ripetute, parte di donne che erano state in qualche modo importunate con atteggiamenti, diciamo, ripetuti di richiesta o altro, che aveva in qualche modo infastidito le persone che ci segnalavano questa cosa. Allora, quanto fosse grave, onestamente, noi non abbiamo avuto modo di verificarlo, però era nostra intenzione accertare l'identità di queste persone.
nel tentativo di procedere al fermo e all'identificazione di questi soggetti, questi dapprima si sono, hanno posto una resistenza passiva, dopo una resistenza attiva. Quindi con colluttazione, si sono divincolati, sono scappati, sono stati inseguiti a piedi lungo la via Cristoforo Colombo, in mezzo alle auto, ma vi rendete conto che sono ragazzi giovani, muscolosi, pieni di energia e sicuramente persone di 60 anni e oltre, quali sono gli appartenenti al corpo, sicuramente non sono stati in grado di dire, nonostante appunto queste fasi che dicevo concitate, ma non parliamo di aggressione. Nessuna vera aggressione fisica dunque, ma momenti di nervosismo, quelli sì, per un problema, quello dei questuanti e gli incroci, che resta comunque tale. Servirebbe risalire alla foce del problema e non restare a valle. In questa azione di contrasto che, per quanto sia spuntata, perché è spuntata, perché non ci sono norme che ci consentono di andare oltre, e loro l'hanno capito, non ci siamo andati oltre, dico, continueremo comunque a dar fastidio, tra virgolette, perché questi comportamenti fuori le righe non devono ripetersi, o comunque si deve tentare che non si ripetano. La gestione di queste persone non può passare attraverso le forze di polizia, né quelle statali né quelle locali. È un fenomeno che deve essere attenzionato e deve essere gestito nei modi corretti. Cioè dire, queste persone sono al semaforo perché mancano le istruzioni che li gestiscono. Adesso ci fermiamo, prima pausa legata alla pubblicità, tra poco per la seconda parte di Reporter. La festa di Santa Venera in diretta su Etna Espresso Channel. Come da tradizione, martedì 26 luglio, le spettacolari immagini della grande festa barocca di Acireale. Dalle 9.30 l'apertura della cappella e il solenne pontificale. La sera, dalle 19.45, diretta del Giro d'Onore per il Centro Storico. La trasmissione si concluderà con lo spettacolo piromusicale, il rientro in cattedrale e la chiusura della cappella. Insieme a tanti ospiti, la diretta della festa di Santa Venera su Etna Espresso Channel e in streaming in tutto il mondo. Conduce Antonio Trovato. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. Vai dove ti porta il cuore, scegli dove fare un break. Al mare, in collina, in montagna o in città, Blue Bar c'è. Granite, gelati tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda, ricchi aperitivi e tanto altro da gustare in ogni momento della giornata. Blue Bar, vai dove ti porta il cuore. A Stazzo, a Fleri, a Zafferana. O se ti fermi in città, Blue Bar Daci, nuova apertura, via Ingegnere Antonino Scalia. Piscine Castiglione. Scegliete come volete la vostra piscina, noi ve la realizziamo. Con Piscine Castiglione il vostro progetto diventa realtà. Grazie all'esperienza, alla creatività e alle nostre tecnologie potrete sbizzarrirvi e richiederla come la sognate. Vi consiglieremo per renderla funzionale anche scenograficamente. Chiedete un progetto e un preventivo al concessionario di zona, Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Piscine Castiglione. Dal 1961 la storia delle piscine.
Torniamo in diretta per la seconda parte di Reporter Rifiuti. Parliamo dell'emergenza rifiuti ad Acireale che continua nonostante le rassicurazioni del comune. La situazione sembra essere ancora più disastrosa nelle frazioni. Sentiamo. I compattatori e gli operatori addetti al servizio di igiene urbana continuano a lavorare a pieno regime per liberare il territorio comunale Acese dai rifiuti accumulati nel corso dell'emergenza. La situazione sta poco a poco rientrando, la ditta è all'opera per garantire il servizio ordinario e smaltire quanto accumulato nei giorni scorsi. Queste le rassicurazioni dell'assessore all'ambiente Francesco Fichera, che insieme al sindaco Roberto Barbagallo raccomanda ai cittadini interessati collaborazione per la raccolta differenziata porta a porta. Nonostante le rassicurazioni però, l'emergenza rifiuti purtroppo ancora continua, lo dicono le segnalazioni e le foto che riceviamo quotidianamente in redazione. I cittadini sono stanchi e indignati, afferma oggi la consigliera comunale Valentina Pulvirenti, di questo scenario diventato insostenibile. Aria irrespirabile, cumuli di rifiuti che ingombrano la carreggiata, ostacolando il passaggio a veicoli e pedoni, incendi dolosi per contenere l'immondizia e tutto questo, aggiunge la consigliera, oltre all'incuria e al degrado, sta diventando un pericolo per la salute pubblica, un vero inquinamento ambientale. La responsabilità, chiarisce ancora la Pulvirenti, non è da addebitarsi solo agli enti locali, ma un sindaco, che è anche capo della protezione civile, deve adottare delle misure per contenere l'emergenza assicurando l'incolumità pubblica. Ci sono cassonetti che non vengono svuotati da settimane, specie in alcune frazioni, e le foto provenienti da Santa Maria Malati sono eloquenti. Manca insomma, conclude la Pulvirenti, una sorveglianza che permetta di individuare quelle zone che stanno creando veri e propri disagi ai cittadini e stabilirne la loro relativa priorità. Cambiamo argomento, il comune di Acireale ha avviato un progetto finalizzato all'accertamento delle aree edificabili ai fini IMU, il controllo per scoprire evasioni oppure elusioni. Sentiamo. Il comune di Acireale, nello specifico l'area pianificazione urbanistica, sta elaborando un progetto finalizzato per l'accertamento delle aree edificabili del relativo valore ai fini IMU. L'obiettivo è quello di scovare eventuali possibili sacche di evasione oppure elusioni rispetto a quanto dovuto per il valore dell'IMU. Per raggiungere questo obiettivo lavoreranno di concerto l'ufficio tributi e il settore urbanistica, in quanto in possesso del piano regolatore generale delle mappe catastali in formato digitale, quindi in grado di accertare la destinazione urbanistica dei terreni. Viene in tal modo istituito un gruppo di lavoro che dovrà così passare a setaccio l'ampio territorio comunale, procedendo al confronto fra le aree edificabili con i dati catastali, per poi effettuare la stima delle aree utilizzando il valore medio in base alle tabelle IMU. Il personale impegnato attenzionerà questa tematica per 15 ore settimanali, con l'incarico che sarà vigente fino alla fine dell'anno. Ad Aci Catena intanto la giunta Maesano ha approvato il progetto definitivo di sistemazione idraulica del torrente Lavinaio nel tratto compreso tra le vie Badia e Cervino. L'importo che verrà richiesto all'assessorato regionale al territorio e ambiente per il finanziamento è di oltre 2 milioni di euro. Il progetto è stato redatto dagli uffici comunali, tende a garantire maggiore sicurezza in quel tratto del tracciato torrentizio. Cambiamo ancora argomento. In vista della grande festa del 26 luglio in onore a Santa Venera, patrona di Acireale, comincia oggi il solenne triduo. Sentiamo. Inizia oggi il solenne triduo dedicato a Santa Venera in preparazione della grande festa barocca di giorno 26. A presiedere la celebrazione eucaristica alle 19:30 sarà il vicario generale Monsignor Guglielmo Giombardo. Dopo questi tre giorni di riflessioni sulla figura di Santa Venera, lunedì si apriranno gli appuntamenti principali della festa dedicata alla patrona di Acireale della diocesi.
il giro popolare di giorno 25 e gli attesi appuntamenti del 26 con l'apertura della cappella, il pontificale presieduto dal cardinale Paolo Romeo e il giro d'onore con l'atteso spettacolo pirotecnico in piazza Duomo. Le fasi salienti della festa di giorno 26 saranno riprese in diretta dalla nostra emittente a partire dalle 9.30 del mattino con l'apertura della cappella e il pontificale e poi la sera alle 19.45 con il giro nobile per il centro storico della città. Alcuni appuntamenti per oggi alle 19 presso i locali dell'associazione Terza Età, centro di incontro in via Dafnica ad Acireale, vi saranno dei lavori presentati dal dentista dottor Carlo Calì, che parlerà di igiene orale, prevenzione, carie, gengivite e protesi dentarie. L'Associazione Culturale Teatro Amatoriale, la compagnia che non c'è, invece festeggia il 25esimo anniversario di attività. Nell'occasione ha allestito un programma che dopo la prima tappa di sabato scorso con la messa in scena dello spettacolo Fumo negli occhi, stasera invece porterà in scena lo spettacolo dal titolo I Commedianti. Si conclude poi domenica 24 con la serata di gala condotta da Antonello Musmeci. Le serate si svolgeranno presso il piazzale parrocchiale di Guardia con inizio alle 20.30. E infine stasera, come ogni venerdì, alle 20 al Palazzo del Turismo di Acireale, spettacolo dell'Opera dei Pupi inserito nel cartellone di Acireale Estate. Stasera grande duello tra Erminio e Gemma della Fiamma, tratto dalla storia di Erminio Della Doro. Libera riduzione di Nello Caramma, direttore artistico del Teatro dell'Opera dei Pupi Emanuele Macri, ingresso libero. Adesso ci fermiamo ancora una volta, tra poco, per la terza ed ultima parte di Reporter. Radio Etna Espresso 1976-2016. Il 16 febbraio del 1976 viene iscritta al Tribunale di Catania, al numero 476 del registro dei giornali e periodici, la testata giornalistica Etna Espresso. Signore e signori, buongiorno. Iniziano le trasmissioni di Radio Etna Espresso, quotidiano di informazione e spettacolo. Qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Nascevano le radio private. Eravamo dei giovani ambiziosi. Volevamo essere la voce del vulcano. Oggi siamo tra le pochissime radio locali operative dall'ormai lontano 1976 in tutta Italia. Radio Etna Espresso, la tua radio. Amiamo il nostro lavoro. Crediamo nei principi dell'informazione libera. Stazioni in FM di Radio Etna Espresso. Da questo momento le nostre frequenze si sdoppiano. Sui 100 e 200 potete seguire in diretta i lavori del Consiglio Comunale di Acireale. Allora, onorevole, ci sono 29 presenti su 30. La seduta è valida. E ancora oggi come allora, restando giovani dentro e ambiziosi, non ci siamo mai discostati dal nostro obiettivo, facendoci simpaticamente i fatti vostri. Per averci dato la forza di resistere. Radio Etna Espresso, i nostri primi 40 anni. Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO, 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, ottica e fotografia. Corso Italia 18A, Acireale. Professionalità, servizi e assistenza personalizzati.
Profili, ha cambiato look. Ora è nel nuovo showroom, sempre in Corso Savoia, ma al numero 157, con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano, oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere per ogni circostanza da impreziosire. Profili, da 30 anni con i nostri oggetti abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom in Corso Savoia 157. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! La festa di Santa Venera in diretta su Etna Espresso Channel. Come da tradizione, martedì 26 luglio, le spettacolari immagini della grande festa barocca di Acireale. Dalle 9.30 l'apertura della cappella e il solenne pontificale. La sera, dalle 19.45, diretta del giro d'onore per il centro storico. La trasmissione si concluderà con lo spettacolo piromusicale, il rientro in cattedrale e la chiusura della cappella. Insieme a tanti ospiti, la diretta della festa di Santa Venera su Etna Espresso Channel e in streaming in tutto il mondo. Conduce Antonio Trovato. Parliamo di trasporto pubblico in apertura di terza parte di TG Reporter. Potenziati infatti i collegamenti con la frazione marinara Acese di Santa Maria La Scala, lo ha deciso la giunta Barbagallo. Sentiamo. La Giunta Comunale di Acireale, con voto unanime, ha approvato il potenziamento del servizio di collegamento pubblico con la frazione marinara di Santa Maria La Scala, ponendo così fine ad un'annosa situazione che ogni estate faceva capolino, specialmente con riferimento alle ore serali, riguardo l'assenza di mezzi pubblici, volte a favorire verso questa località della Riviera dei Limoni gli spostamenti soprattutto dei turisti. Il servizio, gratuito il sabato e nelle giornate festive, verrà effettuato per tutto il mese di agosto dalla ditta Zappala e Torrisi con copertura oraria fino alla mezzanotte. Attualmente il servizio non viene coperto le domeniche, mentre l'ultima corsa parte da Acireale alle 19.45. Il servizio di collegamento serale sarà attivo dalle 20.30 in poi, con capolinea in piazza Indirizzo, mentre per le corse ordinarie il capolinea sarà quello attualmente in uso, cioè in piazza Agostino Pennisi, con attraversamento poi del centro città fino ad imboccare la via Aquilia Nuova e la via provinciale per Riposto. A fronte del potenziamento del trasporto pubblico verso Santa Maria La Scala, sempre nel mese di agosto, sarà invece sospeso il collegamento con un'altra frazione balneare Acese, cioè Capomulini. In merito al potenziamento del collegamento con Santa Maria La Scala, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha sostenuto come la decisione di incrementare il servizio pubblico abbia l'obiettivo di facilitare per tutti la mobilità da e verso la frazione nel mese clou dell'estate. Esortiamo gli acesi a lasciare l'auto a casa, concluso quindi Barbagallo, fornendo un ulteriore servizio a turisti e visitatori. L'amministrazione comunale Acese invece organizzerà in toto la nuova Fiera dello Ionio che si svolgerà nel centro storico dall'8 al 12 settembre prossimi. Una nuova impronta attraverso un percorso caratterizzato dall'eccellenza dell'artigianato e dell'agroalimentare siciliano, estemporanea degli antichi mestieri artigianali, convegni e workshop con esperti del settore agroalimentare. Ha già dato mandato agli uffici di organizzare l'edizione 2016 della Fiera dello Ionio che si svolgerà, lo ripetiamo, dall'8 al 12 settembre prossimi. Domani invece alle 10 al Palazzo del Turismo di Acireale sarà presentato alla stampa un primo report sul progetto Accoglienza Sahrawi promosso dall'organizzazione di volontariato Terra Futura. Il progetto si rifà al programma nazionale Bambini Sahrawi Ambasciatore di Pace promosso dall'ANSPS, Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Sahrawi. Riguarda l'accoglienza estiva dei bambini e accompagnatori sahrawi che vivono nei campi profughi
nel deserto algerino. Spazio adesso ad alcune segnalazioni giunte in redazione da molti telespettatori, segnalazioni varie che vanno dallo spazzamento ai rischi incendi di sterpaglie. Sentiamo. Calde segnalazioni estive dei nostri telespettatori. Partiamo da via Scilla, piccola stradina nel cuore di Acireale, nei pressi di via Lorenzo Madem. Pochi giorni fa gli operai lì mandati dal comune scerbarono la vegetazione spontanea, alla quale non fece seguito però la rimozione di quanto rimosso dalla strada. Oggi la situazione è migliorata, ma permangono alcune criticità nello spazzamento di questa piccola ma caratteristica stradina accese. Ci spostiamo adesso nel quartiere di Piazza Dante, dove circa 10 giorni fa vennero potati gli alberi di via Alessandro Manzoni della parte nuova di via Alessandro Manzoni. Le ramaglie però, come si vede dalle immagini, rimangono in bella esposizione nell'attesa che qualcuno le rimuova. Occupano l'intero marciapiede, costringendo i pedoni ad un pericoloso zigzag proprio in prossimità di una curva all'incrocio con la via Alfieri. I residenti lamentano anche il possibile rischio di incendio delle ramaglie immediatamente a ridosso di alcune abitazioni. Attenzione dunque! Dalla città alle frazioni. Da Santa Tecla giunge una segnalazione circa la condizione di pericolo in cui versano, sembrerebbe da anni, diversi pali della pubblica illuminazione che da quelle parti molti chiamano pali dell'impiccato per il particolare strano design. Stavolta nel mirino non ci sono le lampade ballerine che si accendono e si spengono, quanto invece il rischio di caduta di parte delle plafoniere danneggiate dall'usura e non solo dall'usura, materiale che a prima vista parrebbe vetroso. Così come si vede dalle immagini, soprattutto in via Costiglio Casino, ma non solamente in via Costiglio Casino, la situazione sembrerebbe davvero essere critica, con pezzi di vetro che minacciano di staccarsi da un momento all'altro proprio lungo i percorsi pedonali frequentemente battuti in queste calde settimane estive. Sarà presentato domani ad Acireale l'opera del cavaliere Biagio Fichera dal titolo Il lavoro stanca, un viaggio alla ricerca dei lavori scomparsi nel nostro territorio. Vediamo. Il lavoro stanca, il titolo dell'ultima fatica del cavaliere Biagio Fichera, opera che sarà presentata domani alle 19 nella sala del Centro Culturale Pinella Musmeci, ex angolo di paradiso della Villa Belvedere, con interventi previsti da parte del canonico professore Salvatore Pappalardo, presidente della classe di lettere dell'Accademia Zelantea, e del giornalista direttore del settimanale La Voce dello Ionio, Giuseppe Vecchio. In questa ultima opera, Il lavoro stanca, riporta alla luce tutti quei mestieri quasi spariti che erano frutto molto spesso di una certa fatica fisica giornaliera. Oggi tutti i ragazzi vanno a scuola, studiano, che si diploma, che si laurea, manca l'artigianato. Quindi automaticamente se cercano un lavoro e lo trovano, ci vanno un po' affaticati perché non hanno un'esperienza di artigianato, di un passato, quindi automaticamente il lavoro stanca per l'epoca di oggi. Studioso delle tradizioni popolari, cavaliere Biagio Fichera, oltre ad essere autore della colossale opera Il culto di San Sebastiano in Italia e nel mondo, sta portando avanti un lavoro dedicato alla conoscenza dei dialetti che si parlano in Sicilia, un variegato approfondimento che serve a conoscere il dire quotidiano con le varie differenze fra le diverse zone dell'isola. Ritornando a Il lavoro stanca, ecco alcuni accenni da parte dell'autore. Ho voluto portare alla luce tutti quei mestieri che sono spariti, che poi sono circa 70 mestieri. Qualcuno si potrebbe recuperare, però non so, c'era l'ombrellaro, c'era quello che aggiustava i vasi rotti. Poi c'era anche qualche mestiere inventato, che era quello che prendeva l'ombrello, ci metteva uno spillo sotto l'ombrello e raccoglieva i cicchi, i culazzi. Poi arrivava a casa, ci toglieva il filtro e si rivendeva il tabacco per quelli che facevano la sigaretta con la cartina, la cartavellina. Domenica prossima, 24 luglio, grande giornata di sport ad Acireale alla Villa Belvedere. C'è infatti il Fitness Day dalle 9 alle 24 a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica R&D Evolution Dance. Tante discipline
suddivise su due aree, dal Pilates alla Zumba, alla Fitness, balli di gruppo, CrossFit e ancora Fitbox, Functional Fit, Spinning, Super Jump e Fit Step. Poi la sera invece c'è a conclusione del Fitness Day di Space Fitness Gym, alle 21 nell'anfiteatro della Villa Belvedere di Acireale si svolgerà l'11° saggio spettacolo. Siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per domani. Cielo sereno e sole diffuso, venti moderati, temperature stabili comprese tra 23 e 33 gradi, mare calmo. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che è possibile farlo anche alla nostra pagina Facebook ufficiale, Trinespresso Channel trattino TG Reporter, per rivedere in qualsiasi momento tutte le edizioni in archivio del nostro telegiornale che torna domani puntuale alle 13:40. Arrivederci.